Amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati, benvenuti a coloro che per la prima volta ci guardano. Ricordo di iscriversi a questo canale, di attivare le notifiche dei nuovi video che saranno pubblicati, così non ne perderete neanche uno. Questa sera ritorna un'amica, Lara Pavanetto. Ciao Lara, Buonasera a tutti, bentornata. ciao Barbara, grazie. Scrittrice, autrice di tanti libri interessanti, abbiamo già presentato un suo libro su il prototipo del serial killer Verzeni, è un video che vi consiglio di recuperare. Questa sera però Lara viene a presentare un suo libro appena uscito che si intitola Hitler e il mago del Reich, Erich Jan Hanussen, il chiaroveggente ebreo che divenne profeta del nazismo, edito da Intermedia Edizioni, una storia di un personaggio straordinario, molto particolare, un mago, un mentalista che forse ha giocato molto con il fuoco di questi primordi del nazismo, di una dittatura che stava cominciando a mostrare i suoi lati più oscuri. Ecco, io ti lascio la parola immediatamente per introdurre questo personaggio, questo mago, questo avventuriero, si può anche chiamare perché la sua vita molto movimentata, per certi versi, assomiglia un po' a quella di tanti avventurieri che poi hanno popolato la politica anche del Novecento, e ti chiedo di introdurre questo Erich Jan Hanussen, vero nome Hermann Chaim Stein Schneider. A te. Sì. Bene, grazie. Sì, cominciamo proprio dal nome molto lungo e complicato, con il quale proprio non è conosciuto. Per cui io ho preso la decisione anche nel libro di chiamarlo sempre Hanussen, perché così è passato alla storia, così è conosciuto da tutti più o meno coloro che si interessano di determinate questioni che riguardano il nazismo, soprattutto il nazismo occulto, diciamo il nazismo magico. Io mi sono imbattuta la prima volta con Hanussen nel libro di Giorgio Galli, Il nazismo magico, Famosissimo, sì. famosissimo. E l'ho presi e all'epoca, voglio dire, non c'erano tanti altri autori che offrissero uno sguardo, diciamo, sul nazismo esoterico, il nazismo magico. È lui che ha iniziato, almeno in Italia. Per cui ho letto nel suo libro poche righe, perché poi mi ha sempre colpito molto, stupito il fatto che nel libro Giorgio Galli non gli dedichi così grande spazio. In realtà lo cita e lo cita stimolando la curiosità di tutti, perché lo definisce il maestro di Hitler. Per cui all'epoca mi sottolineai bene questa definizione, cercai nelle note, cercai in giro, ma non trovai granché. E questo è strano, cioè il maestro di Hitler, sul quale esiste pochissimo, non esistono quasi biografie. E lo stesso Giorgio Galli non approfondisce, lo lega appunto agli inizi del nazismo, quel nazismo esoterico della Thule, che poi lui approfondirà molto, e lo accomuna anche alla notte dei lunghi coltelli, nei quali nel 1934 furono appunto uccise i primi rappresentanti, gran parte delle SA e i nazisti della prima ora, diciamo, i primi gerarchi. Per cui mi era rimasto sempre questa curiosità di approfondire il personaggio, e negli anni ho raccolto materiale. Alessandro De Felice, che è il nipote dello storico De Felice, ha un suo blog, un suo sito, e ha dedicato un articolo molto interessante ad Hanussen e a una profezia che Hanussen avrebbe fatto allo stesso Hitler. L'ho lessi ancora anni fa, misi via il materiale, finché presi la decisione di guardare anche all'estero, insomma, la bibliografia inglese o francese, tedesca, e
e già là il campo si allarga, perché in Inghilterra, diciamo in Francia, poi soprattutto in Germania, hanno approfondito questo personaggio e sono riuscita a scoprire perché. Perché nel 1937, diciamo, furono esiliati in America molti scrittori e giornalisti tedeschi, anche di origine ebraica, e furono loro a dare rilevanza, a dare luce a questa figura, a parlarne, fecero uscire molti articoli e furono complici, diciamo, nel creare questa figura mistica quasi, questa figura importantissima, che pareva tutt'uno con l'ascesa di Hitler, con l'ascesa del partito nazista in Germania. Soprattutto, ecco, lo legavano alla parte naturalmente più oscura di Hitler. Perché Hitler ancora oggi naturalmente viene presentato o come il mago, per cui gli fu legata questa figura di Hanussen, che si definiva lui stesso con epiteti molto importanti, per cui il più grande profeta dopo Nostradamus, il più grande mentalista, il più grande mago, anche fu cacciatore di fantasmi, insomma tutto quello che poteva riguardare l'occulto, non tanto l'esoterico, l'occulto lo riguardava. E la leggenda che riporta anche Giorgio Galli, chiamandolo maestro di Hitler, è quella secondo la quale fu proprio Hanussen ad insegnare a Hitler come parlare in pubblico, come porgersi in pubblico, che parole usare, come catturare l'attenzione, ma soprattutto come ipnotizzare il pubblico per instillargli determinate idee, e determinate credenze. E Hanussen era anche ipnotista. Ecco, si definiva anche questo. Ipnotizzò, durante i suoi spettacoli, ipnotizzava persone come vediamo ancora oggi negli spettacoli di magia di ipnotisti, per cui ipnotizzano le persone facendogli fare cose che non, se no non farebbero, facendogli fare versi di animali, comportarsi in modi strani. Ecco, Hanussen lo faceva. Per cui si è favoleggiato molto su incontri con il cerchio più ristretto, diciamo, del nazismo originario, che riguardava Göring, Hesse e Goebbels, che lo avrebbero contattato per insegnare a Hitler appunto ad ammaliare, ad affascinare. Io direi anche fascinare proprio le persone, perché tutti ancora oggi percepiscono qualcosa di magico, qualcosa che va oltre il semplice parlare in pubblico, e per cui si dice gli insegnò il ritmo nel parlare al pubblico, come agitare le mani, come guardarlo, come porsi, ecco. E per questo anche Giorgio Galli lo chiama il maestro di Hitler. Hanussen poi, man mano che lo studiavo, indagando, mi si è rivelato poi un avventuriero, come dici te, uno di quei personaggi che si trova spesso nei gialli di Agatha Christie. Sto rivalutando molto negli ultimi tempi Agatha Christie, perché attraverso i suoi romanzi gialli effettivamente descrive un mondo un mondo qual è, cioè non è, a noi sembra inventato, perché appaiono proprio questi personaggi tipo Hanussen, che non si sa da dove arrivano, con identità false, che fanno degli show, degli performance, che si vendono per mentalisti, per maghi, che girano al mondo, e più si approfondisce, ecco, quegli anni, e personaggi come Hanussen non fu l'unico, ci si accorge che Agatha Christie dice molto di quel periodo. E Hanussen nacque nel 1889 in una cella di un commissariato di Vienna. La madre, Julie, era una giovane figlia di un ricco borghese di Vienna, che si era infatuata di un attoruccolo, diciamo, ecco, di un attore di secondo piano, veramente, che lavorava nei vari teatri viennesi, ed era fuggita con lui. Aveva fatto la fuitina, ma era rimasta anche incinta, ma la fuitina non era stata gradita, insomma, dal padre di lei, che certamente non voleva per la figlia, non aveva desiderato un matrimonio del genere.
lui l'aveva anche denunciata, a causa delle denunce del padre era proprio finita in prigione, però lei aveva, diciamo, esibito poi un documento di matrimonio, per cui era stata rilasciata ed era stata ripresa in casa dal padre per un breve periodo, finché il padre di Anussen poi non la riportò via da casa, ecco. Però per dire, il contesto è quello di un ambiente ebraico viennese. Certamente un ambiente ebraico più importante per quanto riguarda la madre, meno per quanto riguarda il padre. Anussen, ecco, viene fuori da quell'ambiente. Un ambiente nel quale, per esempio, preparando questo libro, ho scoperto un ambiente ebraico che ha dato molti artisti in quel periodo al teatro, molti artisti che facevano anche gli illusionisti, gli intrattenitori più vari, insomma, era un mondo ricco molto di personaggi di origine ebraica. Anche lo stesso Houdini, per quanto riguarda gli Stati Uniti, viene in un certo senso da quello stesso ambiente, sì. E anche lui aveva dei contatti con molto critici, per la verità, con lo spiritismo, nel tentativo di riallacciare un legame dopo la morte della madre, comunicare di nuovo con lei, si era messo in contatto con vari spiritisti, però rendendosi conto che c'erano molti ciarlatani dentro questo mondo, e lui si era votato a smascherare questi personaggi. Ma Houdini è anche molto, molto chiacchierato per quanto riguarda lo spionaggio, perché pare fosse legato fosse stato mandato in Russia addirittura ad esibirsi a corte dei Romanov. Quindi ecco, giusto per sottolineare che quel mondo dei mentalisti, dei prestidigitatori, prestidigitatori, era un mondo che poi è stato molto importante appunto per introdurre l'ipnosi, il mesmerismo e anche le arti magiche, se vogliamo, nella politica. E quindi il tuo ragionamento è perfetto, perché collega questi mondi con la politica pratica. C'è un legame a doppio filo che secondo me poi arriva da lontano, addirittura dalla fondazione del teatro moderno, e che ho ritrovato nelle mie ricerche proprio sul 5 e il 600, e che poi esplode nel 700 quando vorrà proporsi la massoneria per rivelare le sue verità. Si servirà del teatro e dei media del tempo per parlare al popolo, diciamo, a chi non era abbastanza colto per capire determinate cose che venivano presentate in modo più facile attraverso il teatro, attraverso la commedia. A Venezia c'erano tantissimi teatri, ci fu Goldoni che attraverso una commedia, una delle sue commedie, presentò la massoneria, ad esempio. Dunque è un filo molto, molto, è molto antico, e che si allaccia, guarda caso, proprio al teatro e poi ai media, perché sono ritenuti il veicolo migliore per far passare determinate cose in modo piacevole, comprensibile ai più, alla massa. Sì. Perché invece le cose più complicate andrebbero studiate con calma. Invece la calma non serve, ecco, in determinati contesti. È più utile la velocità, l'allegria, determinate cose, perché è lo stesso contesto della pubblicità. Divertendo puoi arrivare al nostro subliminale, no? E poi però anche terrorizzando, perché, perché c'è anche manipolatorio. L'altra parte della medaglia è che sì, possono, diciamo, intortare con le cose piacevoli, belle e allettanti, ma poi ti possono anche intortare con la paura, la minaccia di qualcosa, la minaccia della punizione, la minaccia della malattia, della morte, eccetera. E quindi una comunicazione politica manipolatoria che inizia proprio in questi mondi. Poi va bene, potremmo citare anche l'ambiente della corte elisabettiana, dove c'era questo John Dee, che era un mago, un ultra mago.
veramente. Infatti. Senti, torniamo al piccolo Hanussen, che ancora non si chiama Hanussen, ma comunque nasce in queste circostanze così particolari. La sua infanzia, la sua giovinezza, come trascorre? Allora, stavo proprio dicendo che approfondendo la sua figura, naturalmente mi sono anche imbattuta nel libro di Mel Gordon, che a oggi in italiano è il libro che è più completo, la più completa biografia, ecco, su questo personaggio. L'unico punto debole che posso trovare in quel libro è quello con cui si scontra chiunque volesse approfondire la figura di Hanussen. Il fatto che di lui veramente sappiamo poco, se non quello, soprattutto della sua infanzia e della sua giovinezza, sappiamo soprattutto quello che lui vuole farci sapere, perché le notizie che noi abbiamo sulla sua infanzia, sulla sua famiglia, sulla sua giovinezza derivano da una sua biografia, autobiografia, che lui pubblica nel 1930, un periodo nel quale è all'apice della celebrità, per cui chiaramente è una biografia da prendere con le pinze, perché alla sola lettura certe cose risultano incredibili. Ecco, Mel Gordon alle volte, secondo me, mostra di credere proprio a tutto quello che Hanussen scrive. Quando alla fine si valuta il personaggio, si può capire che la sua biografia lui l'ha usata come un romanzo di formazione e come un'occasione per presentarsi come un predestinato, cioè come colui che fin dall'infanzia, fin dal primo vagito, era destinato a quella carriera poi celebre che fece, era predestinato, aveva un dono da dover mostrare e donare altri. E questo dono era il dono appunto della preveggenza, addirittura lui lo fa risalire proprio a lui in fasce, ecco, quando si attribuisce il fatto di aver facilitato la fuga della madre dalla casa del padre che la teneva prigioniera, aver facilitato il fatto che il padre potesse liberarlo perché ha pianto, non ha pianto al momento giusto, ma soprattutto lui si è presentato fin da bambino con premonizioni. E dunque si attribuisce la storia di aver salvato una sua amichetta dall'esplosione del suo appartamento, dall'aver salvato un suo amico da un fulmine che l'avrebbe sicuramente centrato se lui non avesse percepito qualcosa, ecco. E naturalmente ci ha visto giusto, perché queste storie piacciono moltissimo. Proprio i maghi, coloro che dicono anche di avere doti di preveggenza e altro, si presentano tutti come predestinati. È un uso anche vecchio, diciamo, ecco, mi viene in mente sempre Zelino, ma non solo Zelino III. La madre lo presentò sempre attraverso la sua casa di nascita astrologica. Era un modo anche nella politica medievale per presentare un determinato programma, cioè mio figlio è nato in questo periodo, per cui dovrà portare a termine questo, nel momento in cui lo dici si avvera. Anche questo è magico, no? Perché poi la gente ci crede, ed è quella la magia che vuole controllare e cambiare la realtà. Fin dall'inizio con questi espedienti lo si fa. Lui lo ha capito benissimo nel 30, era già affermato, era già nei circoli di potere che contavano, per cui sapeva, probabilmente si presentava come un predestinato, sapeva che dalla sua biografia la gente voleva determinate cose, e lui gliele ha date, le ha presentate. Anche il suo debutto teatrale è raccontato nella sua autobiografia, e tu scrivi che anche questo racconto è abbastanza poco credibile, di come lui sia stato, abbia debuttato. Sì. Era di fatto un ragazzino. Aveva 14 anni e addirittura scrive una cantante di un locale che lui guardava dalla finestra di casa quando abitava appunto con il padre a Vienna. E questa cantante, che aveva più di 40 anni, lui scrive, si era invaghita di lui, erano scappati assieme e così, grazie a questa cantante, aveva calcato il primo palcoscenico, presentandosi addirittura come cantante d'operetta. E chiaramente incredibile, anche perché dice di essere stato subito scritturato ancora prima di esibirsi. Poi racconta le sue avventure nel circo, perché lui dice appunto di aver imparato determinate cose
lascia la famiglia appunto perché poi il padre si risposa, la madre muore e dunque non voleva frequentare le scuole, non reggeva più il clima familiare e 14enne inizia la sua avventura nei vari circhi che giravano per l'Europa, in gran parte tenuti da gente gypsy, dove c'erano dei numeri, dove c'era sempre l'uomo più forte del mondo, dove c'era il giocoliere, lo sputtafuoco e dove c'era anche il mago. E lui dice di aver imparato gran parte dei suoi trucchi, ecco, diciamo, o soprattutto aver imparato a stare in pubblico sul palco, lavorando in questi circhi. Addirittura a un certo punto, sempre giovane, sarebbe stato assunto come domatore di leoni, di bestie feroci, così sulla parola, nel senso che lui si era presentato, aveva detto di poterlo fare, guarda caso si capitò l'occasione e lui lo buttarono nella gabbia e naturalmente riuscì ad ammansire queste bestie feroci. Anche qua, cosa incredibile, che non è possibile che sia avvenuta, ma lui lo presenta come veritiero. E forse la cosa, ecco, più toccante, ci sono alcune cose, secondo me, vere che lui racconta, come il fatto che trovò in un artista del circo un grande amico, forse una figura paterna, che poi lo deluse perché si innamorò di una donna e lasciò lui. E per cui si ripresentano anche nella sua vita le figure maschili che lo avevano deluso, come anche il padre, insomma, di cui veramente non parla mai. E ti dicevo, nel leggere questo a noi sembra incredibile tutta questa storia, nel senso, un ragazzo che se ne va di casa così giovane, che lavora nei circhi o altro. In realtà è molto probabile che fosse vero, certamente non così come lui l'ha raccontata, ma è molto probabile che forse lui ha indorato molto la pillola. Devono essere stati anni molto difficili nel quale ha imparato chiaramente a contare solo su se stesso. E probabilmente si è reso conto di essere bravo a stare in pubblico e a fare determinate cose. Ecco. Un avventuriero che se la cavava anche dicendo e raccontando molte bugie. A un certo punto poi nella sua biografia non si capisce come dal circo, ecco, passa nel 1912 a un viaggio a Istanbul con una compagnia di operetta, ecco, nel quale lui si presenta a un'audizione non sapendo fare nulla, ecco, in quell'ambiente nemmeno cantare, e prende il posto di un cantante che non si era presentato e parte con questa compagnia per Istanbul. Anche qua molto strana questa cosa, insomma, che sia stato preso così senza nemmeno fare l'audizione. Lui non chiarisce se la fa. Lui racconta di aver addirittura salvato la compagnia perché appena arrivati appunto non possono esibirsi perché il maestro della compagnia ha dei problemi, muore, per cui ci sono problemi di soldi, è lui che salva la compagnia, anche qua mentendo al direttore del teatro, dicendo che avrebbero presentato qualcosa che poi non hanno presentato in realtà. E lui riesce a convincere la gente, cioè a convincere il pubblico a dargli molti soldi per poter tornare di nuovo in Austria. Sembra quasi uno di quei personaggi, era un imbonitore. Sì, sembra che non avesse avuto la televisione, perché chissà cosa avrebbe combinato, sì, in televisione. Avrebbe venduto di tutto, credo, se sì, vero. Altro che sciogli pancia. Sì, avrebbe venduto di tutti. E dal 12 lui torna poi, riesce a tornare da questa avventura in Oriente, in una nave, viaggiando in prima classe. A sentir lui, ecco, viaggiando in prima classe in compagnia di una ballerina che aveva incontrato a Istanbul e del quale si era innamorato. E lui ha avuto parecchio successo con le donne, però le ha sempre trattate modello usa e getta, che è un po', sì, tipico di queste personalità narcisistiche. Sì, sì, sì. Sì, ha avuto parecchie donne e probabilmente anche parecchi figli. È stato affezionato poi a un solo figlio. Secondo me ha avuto forse un grande amore, che è questa ballerina che lui ha incontrato in Oriente.
e con la quale ritorna in Austria e con la quale anche inizia, diciamo, i suoi spettacoli di magia a Vienna e a Berlino. Ecco, negli anni 10 inizia a diventare quello che poi sarà conosciuto come il mentalista, l'illusionista. E anche qua, secondo me, nella storia manca un pezzo, nella storia che lui racconta, perché da imbonitore di una compagnia di operetta in difficoltà, al ritorno comincia a fare i primi passi nel mondo della magia e altro. Manca un pezzo, secondo me, che lui non ha raccontato e del quale non abbiamo fonti, non si sa niente, insomma. Lui comunque avrà imparato dei trucchi da qualcuno, non sarà stato tutto suo istinto. No, sicuramente ha imparato dei trucchi, un po' nei circhi e un po' in questi anni 10 tentava di guadagnare qualche soldo facendo questi spettacoli di magia. Lui dice che si rifornì all'inizio nei negozi che vendevano i trucchi per maghi e faceva questi spettacoli, che però diventavano alla fine comici, perché talmente era goffo, racconta lui, che faceva più ridere, che faceva ridere le persone, per cui molti impresari di locali, ecco, berlinesi, lo tennero perché faceva ridere, cioè come comico della magia. E in realtà questo gli serve poi per introdurre il suo personaggio di predestinato, perché lui scrive che mentre faceva questi spettacoli di magia, non sapendo veramente cosa faceva, ma per guadagnare e facendo ridere la gente, in realtà comincia ad avere delle illuminazioni. Comincia a vedere che riesce a prevedere e a conoscere non solo il futuro, ma la realtà delle persone, a leggere nella loro mente i loro segreti. E per questo si rovina la piazza, lui dice, perché in alcuni spettacoli a un certo punto lui aveva queste illuminazioni improvvise, per cui vedeva la realtà magari cattiva di determinate persone che lo stavano guardando tra gli spettatori e non si teneva e lo diceva. Per cui rovinava l'atmosfera, la gente si arrabbiava, l'impresario si arrabbiava e perdeva il lavoro. Io l'ho chiamato romanzo di formazione proprio perché secondo me lui, la sua intenzione era far vedere com'era diventato cosciente dei suoi doni, della sua preveggenza, perché pur usando i trucchi di magia però li usava sapendo che lui però aveva il dono. Comunque questi anni poi saranno anni anche duri, perché non, evidentemente non guadagnava molto. Forse la cosa vera è che fu buttato fuori da molti locali perché provava proprio a fare il veggente, probabilmente faceva davvero arrabbiare alcuni spettatori. Betty era malata di tisi, di tubercolosi, come molti all'epoca, morì proprio in un ospedale a Berlino dove lui l'aveva portata per cercare cure migliori. E dopo la morte di Betty, lui ritorna a Vienna e anche qua inizia a fare una cosa particolare, il giornalista scandalistico. Lui lavora per il giornale scandalistico Der Blitz e diventa famoso anche in questo ambito, diventa uno che vende storie scandalistiche. Anche qua siamo in un periodo in cui davvero si potrebbe dire che siamo l'inizio di quella società di massa, mediatica di massa, che adesso è esplosa, nella quale purtroppo viviamo completamente immersi. Cosa facevano questi giornali scandalistici? Scovavano dei personaggi che potevano essere interessanti, li pedinavano, sapevano che magari si recavano in determinati luoghi non proprio adatti al loro ceto sociale, perché maggioranza erano personaggi nobili e comunque famosi, ecco, in determinati ambienti, che avevano i loro vizi, o il vizio della droga, o il vizio della prostituzione, o erano omosessuali, ecco. Per cui venivano sbattuti in prima pagina, come succede ancora oggi. Quello che viene fuori nei giornali scandalistici è la cima dell'iceberg di quello che probabilmente in realtà c'è. Grazie a quello che era sotto l'acqua, sotto l'iceberg, venivano ricattati questi personaggi, per cui in realtà il giornale scandalistico trovava i soldi per pubblicarsi, diciamo, attraverso i ricatti. Perché tanto le cosiddette macchine del fango. Le cosiddette macchine del fango. Sì. Sulle quali questo sistema di controllo, di dossieraggio. Sì, di dossieraggio. Di dossieraggio, certo. di tutti un po', sia sì. Gli amici che i nemici, sì. Diventò la specialità di Martin Bormann, un gerarca nazista,
che si dice si sia in pratica pagato la fuga, la salvezza, grazie a tutti questi dossier che lui negli anni aveva messo da parte, a partire da Hitler, c'erano dentro tutti, tutti i suoi amici di partito. Certo. Quindi lui, ricattando tutti, si era fatto l'assicurazione sulla vita. E poi ricordiamoci che, questo magari possiamo ricordarlo brevemente, il clima dove troviamo Hanussen, che costruisce la sua fortuna, anche la sua fortuna economica, perché diventa molto molto ricco, è la Repubblica di Weimar a Berlino, che è un'anticipazione di quello che abbiamo vissuto noi a partire dagli anni 60, 70 in poi, no? Sesso, droga, rock and roll. Non c'era rock and roll, però insomma. Ecco, la Repubblica di Weimar è Berlino in quegli anni. Berlino in quegli anni. E anche la Vienna di quegli anni, è tutto il mondo, diciamo, tedesco di quegli anni. Appunto, la Repubblica di Weimar è la repubblica parlamentare che va dalla fine della Prima Guerra Mondiale a poi la presa di potere di Hitler, dei nazisti. È un mondo particolare, soprattutto perché, quando si parla di nazismo e anche molto di Hanussen, si parla soprattutto degli anni 30, dunque degli anni della Grande Depressione. Si sorvola sempre sul periodo di Weimar, in cui è vero che la Germania alla fine della guerra fu incatenata al suo debito, cioè fu gioco forza una cosa che servì a prenderne il controllo. Cioè, in quegli anni, gli anni 20 e 30, però, cresce anche una grande ricchezza, sia in Germania che in Austria. Determinati ceti, il ceto borghese veramente emerge. Non solo, noi dobbiamo ricordare che negli anni 20 Wall Street, le multinazionali, si appropriano della Germania. Ad esempio, IG Farben, le grandi multinazionali, datano a quegli anni. Arrivano in Germania gli investimenti americani. E è un modo per tenere sotto controllo, chiaramente, chi ha perso, un determinato modo per tenere sotto controllo la Repubblica, ma sarà proprio attraverso quei canali che poi arriveranno l'autofinanziamenti anche al partito nazista. Per cui è un mondo nel quale sono presenti i più grandi artisti dell'epoca, poi anche negli anni 30. È un mondo, come hai detto te, sesso, droga e rock and roll. È un mondo in cui anche per esempio, l'omosessualità, la bisessualità è sdoganata, diciamo. C'è un mondo che anticipa davvero molte cose che poi sono accadute, molte cose che stanno accadendo anche oggi. È un mondo che si appassiona all'induismo, al buddismo, a ciò che viene dall'Oriente. E difatti Hanussen poi userà con uno dei suoi mezzi di concentrazione che usa, degli oggetti che usa per concentrarsi, il cosiddetto gombol, che era un rosario che ricorda molto quello buddista, insomma, che leggenda vuole che lui abbia trovato in Oriente, perché poi nella sua biografia ha una parte che parla dei suoi viaggi in Oriente, dove avrebbe scoperto i segreti dei fakiri, i segreti dei mistici, con anche narrazioni che secondo me non sono credibili. Certo, qualcosa ha conosciuto, ma secondo me perché voleva lui, ecco, perché un po' come faceva, sì, un po' come i racconti di viaggi della Blavatsky, dove c'era molto anche molti episodi forse non veri, un po' troppo, troppo roboanti, ecco. Sì, però, difatti. Lui però è un uomo del tempo, del suo tempo. È intelligente perché ha la capacità un po' di mettersi fuori e vederlo per poterne approfittare. Ecco, questa è stata la sua intelligenza, capire dov'era, capire i punti deboli, ciò che voleva la gente e proporglielo. Ecco. Anche perché io, leggendo il tuo libro, mi sono fatta un po' un'idea, ho fatto un po' di profiling psicologico di questo personaggio, e sono venute fuori alcuni tratti che fanno riferimento proprio alle tecniche di comunicazione del narcisista, che ha questa capacità di studiare molto attentamente gli altri e di riuscire a capire le necessità, i bisogni, soprattutto in termini di dipendenza affettiva, di queste persone. Quindi riescono a diventare quello che tu
vorresti incontrare. Certo. E questa è una capacità intrinseca proprio di questa struttura psicologica del narcisismo, che permette appunto a questi soggetti di diventare molto, anche di avere un molto successo sociale. Sì, 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 sì. Perché sanno ammaliare, sono dei grandissimi manipolatori, sì. E quindi riescono proprio anche a ingannare. È chiaro che anche un altro tratto della sua psicologia che si può dedurre dall'autobiografia è anche quello della pseudologia fantastica, ovvero dell'attitudine a inventare, certo. A modificare la realtà. Tratto che, attenzione, era attribuito allo stesso Hitler. Perché è vero. È facile che... Sì. Per cui si possono trovare delle similitudini in termini di personalità, sì. Anche se quella di Hitler era sicuramente più oscura, nel senso di essere votata molto a Thanatos, perché ci sono dei tratti proprio di necrofilia nel suo, nella sua personalità. Però questo raccontare versioni di sé, anche nel Mein Kampf, c'è questa voglia di raccontare di sé delle cose che poi probabilmente non sono vere. Per cui che si siano incontrati veramente, che lui sia stato veramente il suo maestro, però sono due personaggi simili, perché personaggi figli del loro tempo, figli in senso negativo tempo. Però. Difatti, in senso negativo, probabilmente anche è dovuto al fatto alla difficoltà della vita, e loro sono personaggi, soprattutto Anunsen, che ha dovuto veramente aggrapparsi, secondo me, alla vita con le unghie per emergere, e solo su se stesso, e chiaramente se per resistere a una determinata vita bisogna anche fantasticare e crearsene una parallela alle volte. Ecco, e credo che sia dovuto anche questo, la difficoltà, perché se ti immagini 12-14 anni, cavarsela e imparare dal mondo, penso che abbia subito, poi impari a subire la cattiveria, a vederle, per sopravvivere devi essere un acuto osservatore, ecco, per non essere... E chiaramente lui, difatti, questa capacità di osservazione degli altri, probabilmente all'inizio per sopravvivere, poi la usò per fare quello che più lui voleva, cioè lui voleva soldi, voleva la bella vita, quella che gli era stata negata da ragazzo, che probabilmente sentiva che era sua, che era un'ingiustizia. Era dovuta, era un'ingiustizia e per cui lui ha usato, secondo me, queste doti. Come dici te, secondo me non aveva la personalità oscura che aveva Hitler, perché lui voleva sostanzialmente la bella vita, fama e soldi, lui voleva godersela nella vita. Comunque, negli anni 10, lavorando anche per questo giornale scandalistico, conosce tra gli altri un importante mentalista del tempo, Joe Labero, o Labero come si pronuncia, insomma, che da lui riuscì, a quanto sempre scrive Anunsen, a farsi spiegare tutti i trucchi del mentalismo. Per cui lui imparò, probabilmente da questo mentalista famoso all'epoca, ma come dicevo, c'erano molti mentalisti all'epoca, molti artisti, perché riempivano i teatri di gente che si affollava per farsi leggere il futuro, per farsi leggere nella mente, di tutto. Insomma, lui imparò i trucchi del mentalismo e dunque la lettura muscolare. E la lettura muscolare, poi nel libro spiego cos'è, si basa proprio sull'osservazione acutissima di chi hai davanti, ma anche del minimo movimento. Io dico che i mentalisti leggono, scrivo che i mentalisti leggono i nostri sottotitoli, forse di più ci vedono proprio anche dentro, ecco, fini osservatori, fini psicologi bisogna essere per fare i mentalisti. E anche per anticipare poi determinate cose, perché anche i mentalisti poi osservano e vedono e si fanno portare dove vogliono da noi, cioè da chi osservano, per cui devono anticipare anche molte cose. L'Anunsen degli inizi era quasi ingenuo da un certo punto di vista, perché ad esempio nel 19, subito dopo la guerra, lui scrisse un libro spiegando i segreti della telepatia, i segreti, cioè come faceva leggere nel pensiero, come attuava la lettura muscolare, cosa che poi non avrebbe, cioè l'Anunsen degli anni 30 non avrebbe certo fatto, perché su quello si basava la sua fortuna. Però un tratto della sua personalità, che sottolinea anche un
uno storico che ha scritto su di lui, uno storico americano che poi cito nel libro, è di questa necessità fino a un certo punto di svelare anche sempre i suoi trucchi, cioè lui non riesce a non esporsi comunque, forse proprio come dicevi te, questa personalità narcisistica che vuole addirittura spiegare come fa, ecco, cosa che poi alla fine sarà fatale, no, per lui. Poi alla fine appunto sarà fatale. Senti, per arrivare ai suoi rapporti col nazismo, abbiamo detto che Giorgio Galli è il massimo esperto italiano del cosiddetto nazismo magico, è lui che ha introdotto questo argomento, cioè quel mondo che faceva capo a tutta una serie di società segrete che si legavano alla tradizione tedesca, ma anche a, per esempio, la società del Vril, era una società femminile dove si diceva che fossero in contatto con gli alieni, insomma era un mondo molto variegato. Ecco, nel 1932 ci sono delle elezioni e il partito nazista ottiene una grande affermazione e poi nel 1933, in gennaio, riceverà l'incarico da Hindenburg di formare un governo e poi in febbraio del 1933 avviene una cosa di cui parleremo che è cruciale, anche per la storia di Hannussen. Lui entra in contatto con degli elementi. Lui sarà un personaggio fondamentale. Entra in contatto con quel mondo perché molto di quel mondo, come dicevi te, è vicino comunque, è interessato all'occulto, all'esoterico e molto di quel mondo, molti gerarchi, diciamo, nazisti della prima ora, molte SA, andavano ai suoi spettacoli e certamente lo conoscevano. Negli anni 30, quando lui si presenta negli anni 30 a Berlino, dopo aver vinto un processo importantissimo in Cecoslovacchia, da cui era uscito vincitore perché era stato denunciato come truffatore per i suoi spettacoli che lui portava in giro negli anni 20. Nel 28, appunto, è denunciato e portato in tribunale, incredibilmente, come spiego nel libro, e riesce a uscire da questo processo vincitore con un'affermazione quasi mondiale. Cioè, da quel processo addirittura le istituzioni lo certificano come vero preveggente, vero veggente, vero mago, vero, cioè incredibile. Ecco, lui sulla scia di questo processo vinto arriva nella Berlino degli anni 30, dove ci sono molti personaggi come lui, ma probabilmente non bravi come lui, non ricco come lui, perché era già ricco, diventerà ancora più ricco. Molti delle SA gli si avvicinano, soprattutto gli si avvicina un conte prussiano, di origine prussiana, il conte Eldorf, che condivide, ecco, questo interesse per la magia, per l'esoterismo. Sono gli anni in cui comunque Hannussen si presenta esperto di tutto e di più. Tra l'altro aveva aiutato anche negli anni 20 la polizia in indagini su assassini. Tra l'altro è molto interessante perché in questo periodo della Repubblica di Weimar si presenta quello che noi crediamo sia nato negli Stati Uniti, il serial killer, invece nato durante la Repubblica di Weimar. Una riflessione, io cerco di fare anche una riflessione nel libro e andrebbe fatta, insomma. Certo. Lui si presenta come tanti altri per risolvere questi gialli di cronaca nera, propone le sue soluzioni, in un caso addirittura fa un identikit quasi perfetto che sembra conosca il serial killer, che poi non si rivela esatto. Mi rimane sempre il dubbio sul fatto che se lui non avesse in realtà ragione. Perché se voi ricordate la caduta degli dèi, il film di Visconti, c'è una parte dove è presentato un personaggio che ammazza, ecco, e in determinati ambienti, sempre in ambienti altolocati, ecco, per cui siccome lui comunque aveva conoscenza, era un personaggio famoso, mi rimane il dubbio che lui in realtà conoscesse determinate dinamiche e forse aveva fatto un ritratto perfetto perché gli era arrivata voce di chi era il vero colpevole. Comunque, ecco, sarebbe un discorso lungo. In tutto questo, negli anni, lui non ha mai ammesso di essere di origine ebraica, neanche nella sua autobiografia, è qualcosa su cui sorvola sempre. Per cui non ci stupiamo, ecco, se ai suoi spettacoli vanno l'SA, si è avvicinato da un determinato mondo.
gli si avvicina questo conte che appunto è interessato a queste tematiche borderline, ma soprattutto ha bisogno di soldi perché conduce una vita molto oltre le sue possibilità, pur essendo nobile, pur dopo sedendo in posizioni politiche molto importanti, aveva sempre bisogno di soldi. Per cui molti nazisti si avvicinano ad Hanussen perché poi Hanussen prestava denaro a loro. Molte SA, come spiego nel libro, molti gerarchi, erano indebitati con Hanussen, anche perché negli anni 30 poi lui era stato attenzionato da un giudice Hellwig, che perseguiva i personaggi come Hanussen, perché non a torto, perseguiva non solo i personaggi come Hanussen, ma anche, ad esempio, nel cinema erano molto famosi i gialli o che riguardavano atroci delitti e altro. E questo giudice diceva che personaggi come Hanussen e la nascente macchina del cinema condizionavano troppo le persone, le manipolavano e finivano per creare un affetto emulatorio, che secondo me non aveva tutti i torti. Sì. E comunque lui aveva puntato Hanussen e lo perseguitava, diciamo, ecco, tra virgolette, così come molti giornali e giornalisti di sinistra si erano accorti che Hanussen era vicino ai nazisti, sapevano probabilmente che prestava denaro e lo ritenevano pericoloso proprio perché foreggiava il partito nazista nascente. E lo perseguitavano dal punto di vista legale, subì molte denunce da parte di giornalisti di sinistra, per cui Hanussen, diciamo che si avvicinò ai nazisti per quello, in più gli tornava conto perché appunto prestava denaro e poteva probabilmente venire a conoscenza anche di molte cose, di alti livelli, ecco, della gerarchia nazista, soprattutto degli ambienti anche più elitari della Berlino dell'epoca. Perché gli ambienti più elitari erano quelli, insomma, che frequentavano anche persone come Goebbels, come altri, insomma, del nascente partito nazista. Io ho dubbi sul fatto che Hanussen fosse venuto a contatto diretto con, ad esempio, società segrete come la Thule. Credo che lui fosse venuto in contatto con persone legate, personaggi legati con la società, ma non credo fosse partecipasse o altro, anche perché, secondo me, ad esempio, non viene fuori la sua figura in uno dei fatti più misteriosi e più importanti che accadero negli anni 30, nel 1931, che fu l'assassinio, il suicidio di Angelika Raubal, che era la nipote di Hitler. È un suicidio molto molto sospetto, diciamo. Probabilmente la fine dell'Angelica fu decisa in determinati ambienti anche della Thule, secondo me, e fu gestito quell'episodio da gente come Rudolf Hess, come Goebbels, come altri che erano del cerchio ristretto. In quel caso non si ha notizia che Hanussen fosse stato coinvolto, ad esempio. Dunque non credo, ecco, che fosse lui proprio vicino, liminale a quegli ambienti. Certamente conobbe i vertici del partito, probabilmente si incontrò anche con Hitler, perché no? Anche se Hitler stava attento a come si comportava anche alle amicizie, perché nel contempo doveva stare attento anche ai finanziatori. E c'erano anche le importanti settori del capitalismo tedesco che finanziavano il partito, perché avevano paura, chiaramente erano tempi duri di scontri in piazza tra socialisti, comunisti, nazisti, per cui si aveva paura di una rivoluzione russa in Germania, ecco, per cui sicuramente certi ambienti foraggiavano il partito e non erano ancora proprio sicuri se Hitler fosse la persona giusta, però sicuramente Hitler doveva stare attento anche a come si presentava, ad essere troppo vicino a determinati ambienti esoterici. E difatti, secondo me, è giusto quello che dice Giorgio Galli, quello che afferma Giorgio Galli, quando dice che quando lui prese il potere scaricò in parte questi ambienti, soprattutto la Thule, ecco, come in gran parte fanno tutti, poi scaricano i rivoluzionari che li hanno portati al potere, poi siccome devono comunque venire a campo a compromessi con chi veramente comanda, con i poteri forti, con chi gli può garantire il potere e la poltrona,
poi questi personaggi scaricano, ecco, i rivoluzionari della prima ora. Lui, per cui, venne in contatto, ecco, con questi ambienti fornendo soldi, droga, donne, organizzava queste famose crociere di cui parlo sul suo yacht. Pensate che era talmente ricco da avere uno yacht più costoso di quello di Rockefeller, per dire quanto era famoso, quanto era ricco Anussen, quanto poteva veramente foraggiare. E tra l'altro fondò anche dei giornali, fondò dei giornali attraverso cui naturalmente pubblicizzava la sua figura, pubblicizzava che giornali che sarebbero quelli che oggi potresti trovare nella sala d'aspetto di una parrucchiera o alle volte anche dei medici, no? Per cui vai dallo scandalo all'oroscopo, all'astrologia, al rimedio che ti può guarire tutti i mali. Per cui Anussen si interessò di magnetoterapia, si interessò, voleva fondare un centro termale, ad esempio, perché all'epoca le terme, gli stessi medici dicevano che le terme potevano curare tutto. Infatti lui si inimicò molta parte dei medici tedeschi, perché voleva fondare queste terme e poi proporre anche la magnetoterapia e altro. Entrò in concorrenza praticamente con questi potenti medici tedeschi, e non solo. Ad esempio, il giudice che lo perseguitava aveva comunque interessi nelle terme, per cui si inimicò quella parte, anche una parte importante, ecco, dei poteri tedeschi, perché insomma. E per cui fu gioco a forza che si avvicinasse pian piano ai nazisti, tant'è che negli ultimi suoi spettacoli si serviva delle SA durante i suoi spettacoli per tenere l'ordine, ecco. Ecco, e qui arriviamo a un punto molto importante, che è quello di una quella che possiamo definire una clamorosa false flag, sì, veramente falsa bandiera, e l'incendio del Reichstag, sì, che avviene appunto a pochi giorni, possiamo dire, dall'incarico ottenuto dal presidente Hindenburg da parte di Hitler di formare il governo. E questo giovane di origine olandesi viene indicato come colui che ha dato fuoco al palazzo del sì. Parlamento, quindi un luogo assolutamente cruciale in quella che era ancora una democrazia, ma difatti tedesca. Quindi sì. Ecco, innanzitutto, se puoi raccontare quello che è stato appurato anche dagli storici di questo episodio, e poi come c'entra in qualche modo Anussen? Sì, allora avviene il famoso incendio del Reichstag, diciamo l'11 settembre, diremmo oggi, della Germania, veramente. E a oggi la versione ufficiale è che fu un attivista della sinistra olandese, un attivista, questo Van der Lubbe, un giovane, per iniziare la rivoluzione comunista, aveva appunto incendiato il Reichstag. Allora, Van der Lubbe è una figura, tra l'altro, particolare. Oggi è ancora questa la versione ufficiale, diciamo, anche se, come scrivo nel libro, molti storici mettono in dubbio la cosa, i più poi incolpano direttamente i nazisti, perché poi presero chiaramente al balzo questo incendio di cui fu incolpato il comunista, diciamo, trovato sul luogo, e naturalmente per arginare la rivoluzione comunista c'era solo il partito nazista, e dunque si proposero come disciplina e ordine, diciamo, ecco, per riportare lo stato di emergenza in pratica. Difatti poi gli fu proposto il governo, ma furono promulgate anche leggi di emergenza, insomma, che limitarono moltissimo le libertà individuali, che è un copione che abbiamo visto molto, è sempre il solito copione, diciamo, sì. Certi meccanismi sono sempre gli stessi. Ho trovato una cosa particolare, ad esempio, che mi ha ricordato un altro attentatore, ecco, Oswald praticamente. Questo Van der Lubbe, ad esempio, si parla di un suo viaggio in Unione Sovietica con la tessera del Partito Comunista,
si dice che poi schifato, ecco, da quello che aveva visto, non condivideva la politica del Partito Comunista in Russia, ritornò e divenne socialista, comunque distrusse la tessera, ecco, del Partito Comunista. Mi ha ricordato molto Oswald, ad esempio, che comunque comunista va e poi ritorna ecco, e compie, guarda caso, quell'attentato. Van der Lubbe, tra l'altro, è trovato, è arrestato all'interno del Reichstag, dal custode del Reichstag. Non è ben chiaro come possa esserci entrato, perché è vero che non era molto ben custodito, non c'erano molti custodi, però bisognava in qualche modo scalare un cornicione, Parabia ha scalato, cioè è molto difficile, anche se alcuni lo presentano come quasi un povero imbecille, insomma non in grado di comprendere bene quello che anche gli si dice, quello un povero malato mentale. Altri invece affermano che aveva addirittura che era prestante, comunque atletico, muscoloso, in qualche modo per spiegare, ecco, come sì, abbia potuto entrare. Oltretutto, come ha potuto da solo dare fuoco, ecco, propagare così l'incendio. Nel libro porto lo studio di un storico tedesco recentissimo del 2023 che ha recuperato non solo documenti, ma ha sentito anche determinati personaggi che all'epoca assistettero, insomma, agli avvenimenti, e che raccontano come videro altre persone, oltre a Van der Lubbe, una volta accorsi sul luogo dell'incendio del Reichstag. Oltretutto, poi durante il processo, pareva anche quasi drogato, insomma, un personaggio particolare, e tra l'altro fu subito identificato, e insomma mancava solo che avesse il passaporto, ecco, diciamo. La cosa che collega Nussen all'incendio del Reichstag è il fatto che lui, leggenda vuole ancora oggi, che l'avesse previsto durante una seduta di ipnosi nel suo palazzo dell'occulto la sera prima, e dove aveva ricevuto naturalmente la solita alta borghesia, i soliti quelli che lo frequentavano, l'SA. Lui aveva ipnotizzato un'attrice famosa ai tempi, e tramite questa attrice famosa la leggenda vuole che abbia saputo che il giorno dopo un importante palazzo avrebbe preso fuoco. In realtà, se si legge bene la seduta, si vede che è proprio lui che mette in bocca questa attrice, poi riporto anche la testimonianza di questa attrice riguardo a quella sera. E lei stessa dice che è come se gli fosse stato messo in bocca, ecco, questa predizione. E la sera dell'incendio, tra l'altro a pochi, a 20 minuti dall'incendio del Reichstag, Nussen telefona all'editore di un giornale liberale chiedendo cosa ne sappia lui, insomma, di cosa sta succedendo al Reichstag, e chiaramente telefona troppo presto, cioè ancora prima che si sappia. Lui poi abitava dalla parte opposta della città e non poteva avere contezza subito di cosa fosse successo. Strana è poi la testimonianza in processo che farà il suo amico Eldorf, che si dimostrerà la sera dell'attentato troppo tranquillo, cioè lui a Eldorf telefonano per dire appunto che c'è stato un attentato a Reichstag, che Reichstag ha preso fuoco, lui tranquillo, non va nemmeno sul posto. Insomma, anche lo storico tedesco che ho citato dice che probabilmente l'incendio fu progettato e poi attuato da determinati ambienti dell'SA che volevano velocizzare l'andata a potere, perché Hitler tentennava. E questo mi ha fatto pensare, perché in effetti quando Angelika Raubal si suicida ufficialmente è il 31, ed è un periodo nel quale comunque il partito e anche Hitler sono molto in crisi. Il partito ha bisogno di soldi, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, alla politica servono soldi, sempre sono serviti soldi. E nel 31, cioè lui pare che fosse anche talmente innamorato di questa Angelica e avesse avuto anche l'idea di abbandonare addirittura la politica. E non poteva essere, determinati ambienti, soprattutto il circolo più interno, avevano un progetto su Hitler, era stato veramente identificato come predestinato. Non poteva era capire. Il candidato manciuriano. Era il candidato perfetto, era il candidato perfetto, quello giusto al momento giusto. Per cui è molto possibile che determinati ambienti
non gradissero il lento avvicinamento al potere, bisognava che ci fosse qualcosa di eclatante che preparasse le condizioni per una presa del potere veloce. Ecco. Tra l'altro, comunque interessante, una considerazione che secondo me vale la pena di fare, anche quando poi ci saranno le elezioni nel marzo del 33, le elezioni che confermeranno la vittoria eclatante del partito nazista, anche allora il partito nazista non ottenne comunque la maggioranza. Per cui, come molto spesso accade, le dittature non sono mai scelte alla fine dal popolo, ma sono sempre scelte da un'elite che decide che è il momento giusto, perché altrimenti potrebbe accadere il peggio. Per salvare, adesso si dice salvare la democrazia, diciamo, ecco. Per cui anche questa è una considerazione che va fatta, perché spesso si dice che i tedeschi si affascinarono del personaggio, diventarono tutti nazisti subito, altro. Non è vero, perché tra il 31 e il 33 i nazisti persero anche le elezioni, insomma, per cui, e alla fine furono i poteri forti che decisero di dare in mano a Hitler e ai nazionalsocialisti il potere, non fu il popolo tedesco. E la stessa cosa si potrebbe quasi dire per Mussolini e per tante altre cose che poi sono successe nella storia. Posso fare un aggancio? Appunto, questa colpevolizzazione del popolo, che in realtà quando va a votare, diciamo che quel gesto conta fino a un certo punto, perché abbiamo visto poi dei casi in cui si è votato in un modo e poi, siccome il risultato non andava bene a una certa elite, addirittura se sono state rifatte le elezioni per far uscire, esempio, la Grecia di qualche anno fa su un referendum. Sì. Ecco, per non parlare poi di brogli, di risultati che improvvisamente si capovolgono in corso di spoglio di schede. Sì, quindi l'elite controlla purtroppo anche la democrazia nel momento più sacro in cui il popolo si manifesta e manifesta la sua volontà. Questo per essere molto realisti. Sì. Però ecco, il popolo tedesco che, diciamo, manda al potere Hitler, tra virgolette, comunque gli dà il pretesto per poi poter dire che è stato votato dal popolo, è un popolo traumatizzato, perché viene da una prima guerra mondiale perduta malissimo, con le sanzioni, con una guerra proprio di tipo economico che abbatte tutte le difese di questo popolo, un complesso militare industriale molto, molto battagliero che vuole risorgere a qualsiasi costo. Con questa lotta, questa contrapposizione tra estremismi, pericolo rivoluzionario. E poi non dimentichiamo che gli anni 20 sono anni in cui si patiscono, questa è una cosa che è stata cancellata dalla memoria storica, ma adesso bisogna, alla luce di quello che è avvenuto negli ultimi anni, riparlarne. Abbiamo vissuto in quegli anni gli effetti di una pandemia, cioè quello della spagnola. È vero, anche la spagnola fece milioni e milioni di morti, che si sovrapposero ai morti della guerra, perché la pandemia scoppiò tra il 17 e il 18 e durò un paio d'anni, però ebbe anche, soprattutto in terra austriaca, in terra tedesca, si sovrappose un'altra epidemia, che fu quella di encefalite letargica, che provocava la morte di alcuni di questi malati. Gli altri li gettava in uno stato di torpore, di sonno. Non so se ti ricordi il film e il libro di Sachs, Risvegli. Narra finalmente della terapia trovata per risvegliare questi catatonici che dormivano anche da quell'epoca. E nel cinema tedesco, il cinema espressionista, ci sono queste figure di quasi di automi, di zombie, oggi li chiameremmo,
che si muovono come dei sonnambuli. E l'esempio più famoso è il dottor Caligari, il gabinetto del dottor Caligari, interpretato fra l'altro da quel Conrad Veidt che ho sentito anche citare nel tuo libro, tra le conoscenze di coloro che erano un attore molto famoso che frequentava appunto i circoli di Anusse. Quindi abbiamo un popolo traumatizzato dalle ristrettezze economiche, dalla sconfitta, da una pandemia, e quindi è molto facile che cada vittima di una fascinazione da parte di un grande mago che si mette a... Capito? Questa è anche una perché, sì, come dico anche nel libro poi, c'era una grande... come c'era una Berlino degli Ustrini, una Berlino invece veramente oscura, una Berlino della povertà, dei disabili, dei malati mentali. Poi gli anni 30 sono gli anni della Grande Depressione, per cui l'industria tedesca rallenta tutto quel benessere che anche Berlino esprimeva. Poi bisogna sempre pensare che allora la differenza tra campagna e città era notevole. Era, come dicevo, un popolo schiacciato sia moralmente sia fisicamente. È chiaro che in queste condizioni poi un'esplosione della violenza, come ti dicevo, nascono queste figure di assassini seriali che uccidono soprattutto bambini, per cui anche questo, la violenza contro i bambini, questi bambini, milioni di bambini mutilati, ad esempio, vedove di guerra, cioè c'è la compresenza come in una sorta di schizofrenia, di lustrini e di morte. Sì. Questo senso della morte, della paura della morte, e questo ossessivo anche ricorso alla magia, personaggi come Anussen, sono sintomi di questa schizofrenia, di questa morte che di cui si ha paura e che ci rincorre, perché tutti vogliono quello che salva, quello che ha il dono, quello che ha il potere di vedere un futuro buono, quello che ha il potere di farci parlare con chi amiamo e che non abbiamo più. Diciamo che è come se lo stesso un corpo psichico enorme della nazione spingesse per volere queste figure di salvatori, e c'è qualcuno che le impersona. Esatto. Esprime al meglio, nel migliore dei modi, questo sentire. Manzoni lo chiamava lo spirito anche di un'epoca, no? E c'è chi lo esprime, ma soprattutto ci sono elite che sanno ben vedere, che creano in parte l'humus per poi avere una determinata risposta. Esatto. Quello che però colpisce è che, malgrado questo, ecco, fino all'ultimo non ebbe mai la maggioranza, cioè chi votò comunque ci fu una certa resistenza. Probabilmente, io penso, non perché fossero migliori di noi, credo, ma perché non c'erano i mezzi mediatici che ci sono oggi. Secondo me, parlavi anche di elezioni, siamo arrivati anche a un punto nel quale si vede proprio la manipolazione, cioè anche nel punto più sacro, diciamo, che sarebbe il voto, e soprattutto quando i risultati delle elezioni sono alle volte il ribaltamento dei sondaggi, o quello è evidente, diciamo. Ecco. Sì, sì, sì. Per tornare all'epilogo della vicenda di questo mago Anussen, dunque lui paga molto caramente la sua vicinanza con l'SA, con quegli agenti del fare presto, che volevano spingere nel più breve tempo possibile alla presa totale del potere, che subiscono a loro volta poi nel 1934 una purga, possiamo definirla una purga. È certo, una purazione che avviene sempre. Comunque, sì, paga moltissimo questo, paga anche il fatto di avere contro la cerchia ristretta che è attorno a Hitler, soprattutto Goebbels. Perché, allora, ho detto prima che Anussen diventa editore di molti giornali, attraverso i quali pubblicizza lui, ma non solo, da Manforte al partito nazista, e propone, pubblicizzando, la figura del partito e la figura anche di Hitler, una cosa non da sottovalutare.
Nel contempo però si scontra direttamente, ad esempio, con Goebbels, che ha a sua volta un giornale di partito, Der Angriff, l'attacco, e che non vede di buon occhio Hanussen, soprattutto perché Goebbels indaga su di lui e scopre le sue origini ebraiche. E chiaramente, una volta che i nazisti arrivano al potere e il fondamento della loro ideologia è anche un antisemitismo spinto, diciamo, una figura come Hanussen diventa grandemente ingombrante. Lui tenterà di far tutto, addirittura si battezzerà, cambierà religione, si vestirà l'uniforme dell'SA. Il fatto è che rimaneva sempre un ebreo. E Goebbels la cerchia ristretta, secondo me, proprio lo punta e vuole liberarsene. E qua sarebbe interessante anche, ma non ci sono documenti perché tutti gli archivi dopo la guerra sono stati, in parte prima della fine sono stati svuotati dai tedeschi e fatti sparire, in parte forse anche dopo la guerra, chissà dove sono, se ci sono, forse sono veramente spariti e bruciati. In parte forse avevano paura anche della vicinanza di un tipo come Hanussen nella cerchia ristretta, nei gangli alti, ecco, del potere nazista, perché maneggiava molti soldi, perché probabilmente aveva molti dossier. Nel suo palazzo dell'occulto, oltre a richiami all'induismo, al buddismo, di tutto di più, lui aveva, Hanussen aveva dei microfoni, aveva delle telecamere, spiava. E probabilmente, chissà, ci sono anche dei filmati o delle registrazioni anche là sparite, chissà dove. Fa venire un po' in mente anche la vicenda di Epstein. Esattamente. Guardi, i meccanismi, scrivo, sono sempre i soliti, perché sesso, droga e potere sono le migliori armi di ricatto nel mondo della politica, nel mondo non solo della politica, diciamo, nel mondo del potere. Ecco, perché tutti più o meno perdono la testa arrivati a determinati, cioè non vedo nessuno che abbia resistito, se non pochissime persone. Per arrivare in determinati posti sappiamo benissimo che bisogna passare attraverso determinate congreghe, diciamo, sì. E quando ti propongono di entrare in determinate congreghe sono segrete, anche la parola segreta dice qualcosa, vuol dire che c'è qualcosa da tenere segreto. Basta vedere anche la vicenda del Monte dei Paschi, ad esempio, filmini con cui vengono ricattati forse magistrati. Ecco, diciamo che i meccanismi sono sempre gli stessi. Hanussen usava questi meccanismi. Nel suo yacht avvenivano orge, robe varie che probabilmente lui anche filmava, prendeva conto. Molte delle SA erano tra l'altro omosessuali. E questo non era possibile, cioè ebrei, omosessuali, e molti delle SA, alcuni capi anche importanti, addirittura i più vicini anche a Hitler, che lo aiutarono nei primi anni, furono poi ammazzati anche per questo, perché una volta arrivati al potere non puoi più permetterti determinate cose. Shakespeare è grandissimo, l'Enrico V con Falstaff. Una volta che Enrico V decide di redimersi, di diventare re, tradisce Falstaff. Si allontana da un determinato mondo, ecco, sì, come dico sempre, in Shakespeare c'è tutto, ecco. Certo. Hanussen paga, pensa di potersi salvare proprio grazie ai suoi dossier, in realtà non si salverà proprio perché ha questi dossier. E lasciamo, lasciamo in sospeso, come lasciamo in sospeso, andrebbe rivalutato, riguardando la vicenda, il peso di Goebbels e della cerchia ristretta attorno a Hitler, secondo me. Andrebbe proprio guardata. Perché è vero, come dice Giorgio Galli, che viene scaricato anche un certo esoterismo, che però è quello della Thule. Certo altro invece viene ancora di più blindato ai livelli più alti del potere nazista, secondo me. Per cui sì, diciamo che Hanussen ha sottovalutato il potere di chi ricattava e secondo me lo fregò anche l'avidità, perché poi nel libro racconto anche la vicenda che riguarda l'editore Moss, che fu costretto ad abbandonare la Germania, tutto il suo impero, ecco, editoriale, e sul quale Hanussen cercò di speculare con un altro nazista, appunto, che conosceva, cercò di ricavare dei soldi. Pare che volesse anche andarsene a un certo punto, fuggire in America e far fruttare i suoi dossier.
Sì. E a questo punto, no. Insomma, era un modo che camminava, però non se ne è reso conto fino alla fine. E questo è parte, penso, un po' della personalità narcisistica che dicevi, ma anche della megalomania di cui tutti soffrono quando vanno al potere, quando diventano celebri, quando pensano di essere probabilmente invincibili, di potersi sempre salvare, malgrado la storia dimostri sempre il contrario. Ecco, diciamo. Ecco, io invito i nostri amici a leggere questo libro di Lara Pavanetto, Hitler e il mago del Reich, Erik Jan Hanussen, il chiaroveggente ebreo che divenne profeta del nazismo. Anche vi invito a leggere le note finali, perché completano molto anche con tante informazioni quello che Lara ha raccolto in questa sua ricerca, una ricerca molto originale che aggiunge un tassello in questa storia degli anni 30, questa storia della Germania nazista, che appunto ha tanti lati ancora in ombra, ma che sicuramente ha avuto tra i suoi protagonisti questi maghi, nel senso più generale del termine. Quindi io ringrazio Lara Pavanetto per questo regalo che ci ha fatto oggi per presentare questo libro, e ti do l'appuntamento al prossimo incontro che vorremmo fare molto volentieri. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e do l'appuntamento al prossimo incontro. Ciao a tutti! Grazie Barbara, grazie a tutti.